nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Siamo convocati per celebrare la vittoria sulla morte. Siamo convocati per rendere grazie al Padre che nel suo Figlio Gesù Cristo ha vinto la morte. Ma siamo convocati anche per ringraziare il Signore del grande dono che per noi è stato Don Luigi. Ci sentiamo in profonda comunione con i familiari, in particolare i nipoti. Vogliamo sentirci in comunione anche con la Chiesa di Cremona, che ha generato alla fede Don Luigi e dove ha maturato la sua scelta sacerdotale e dove ora ritorna per riposare assieme ai suoi familiari. È molto bello anche questo ritorno alla sua Casirate d'Adda, che tanto ha amato, il ritorno sotto la protezione della Madonna di Caravaggio, a cui lui era tanto affezionato. E ringrazio i nipoti per l'affetto con cui l'hanno sempre accompagnato e insieme penso senta una sofferenza anche per il bene che ha voluto loro, in particolare ultimamente alla sorella che avevo conosciuto anch'io e che a novembre ci ha lasciati. Con questi sentimenti, confortati dalla fede, vogliamo iniziare questa celebrazione lodando Dio per il bene e insieme riconoscendo in questa grande settimana le nostre fatiche sul fronte della mare, le nostre fatiche sul fronte del vivere, volendoci bene di uni di altri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Esaudisci con bontà, o Signore, le preghiere che umilmente ti rivolgiamo per il tuo servo Luigi, sacerdote, che nel tuo nome ha fedelmente esercitato il ministero. Possa ora lietarsi in eterno nella comunione dei tuoi santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Thank you.
Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quei giorni, 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Il canto del servo del Signore, propostoci dal libro di Isaia, descrive splendidamente i lineamenti del nostro Dio, che sono la tenerezza, la delicatezza, non spezzerà la canna incrinata, fascerà la piaga, che sono i tratti di chi si presenta in punta di piedi senza forzare la mano, non alzerà il tono, che sono i tratti della stabilità e della forza che sempre abitano lì dove l'uomo si muove nella delicatezza, nell'attenzione, lì dove l'uomo frequenta non la potenza, ma la delicatezza e il farsi vicino dell'amore. Questo volto di Dio, descritto dal canto del servo del Signore, noi lo abbiamo visto, lo abbiamo toccato, lo possiamo toccare nella persona di Gesù, nella sua umanità. Questo canto nella persona dell'umanità di Gesù, questo canto, questi lineamenti sono a nostra disposizione, li possiamo vedere, toccare, frequentare. E mi piace in questo momento poter dire di Don Luigi che lui è stato alla sequela di questo Dio che ha i tratti della tenerezza, della delicatezza, del farsi prossimo.
non spezzerà la canna incrinata, non spegnerà lo stoppino della fiamma smorta. Don Luigi è stato un ricucitore di relazioni. Davvero il suo stile di relazione era quello di chi ricompattava, rimetteva insieme, di chi ti veniva incontro con la bonomia e spalancava le porte alla riconciliazione, di chi non inchiodava nessuno ai suoi sbagli, ma invece aveva il cuore grande che per tutti aveva una parola, che tutti recuperava, che nessuno scartava. Grazie a Don Luigi per la tua lezione di ricamatore di fratture. Grazie perché tu ci hai insegnato che nessuno è perduto, nessuno è finito, che in tutte le storie umane è possibile rilanciare, ripartire, ricomporre, rivedere, fiorire la vita. Ma c'è un altro tratto che il canto ci ha mostrato. Ti ho stabilito alleanza del popolo. Don Luigi veramente è stato un uomo che ha fatto comunità. Me lo ricordo, giovane studente del liceo, nel campo sportivo del Santissimo, quando con la voce allegra e forte si intratteneva con i ragazzi e con i giovani. E ho negli occhi questo quotidiano essere in mezzo al campo sportivo di Don Luigi per chiamare e far festa con i ragazzi. È stato un uomo del popolo e un uomo che ha creato popolo, che ha fatto comunità. E in questo penso che veramente il Signore lo ha istruito ad essere come il Samaritano, colui che non si chiede chi è il prossimo, ma che prende la decisione di farsi lui prossimo degli altri. E a me piaceva di Don Luigi questo aspetto, che si faceva prossimo senza far aspettare. Ti veniva incontro, faceva il primo passo. Quanto abbiamo bisogno oggi di uomini dal primo passo, che si fanno prossimo senza aspettare di essere interpellati. Ma il Vangelo ci offre un'altra dimensione, che come il Signore Gesù anche Don Luigi sulla sua sia ha frequentato. Gesù, prima di incamminarsi verso la passione, va a Betania, si fa rinfrancare dall'esperienza dell'amicizia di Marta, Maria e Lazzaro. Gesù ha frequentato la casa dell'amicizia e davvero nella sua vita ha fatto dell'amicizia il suo elemento qualificante, fino al punto che nel Getsemani va incontro al traditore e lo chiama amico. Ebbene, Don Luigi è stato un frequentatore di amicizia e un alimentatore di amicizia. Sapeva essere amico e gustava l'amicizia e la creava e la produceva col suo modo di fare. E qui sono presenti anche alcuni sacerdoti che l'hanno avuto prima ancora che come confratello, come amico. Caro Don Luigi, prega perché nella nostra Chiesa impariamo a frequentare l'amicizia, perché ci lasciamo rinfrancare dall'esperienza corroborante dell'amicizia, che soprattutto nelle ore più dure è un balsamo meraviglioso. E l'ultimo aspetto che metto in luce di Don Luigi è la serenità, la forza, la tenacia con cui nella vita lui ha affrontato
le tante prove che ha avuto. E in tutti questi lunghi anni dove ha conosciuto la malattia su vari fronti, è rimasto sereno, lottatore, amico e amante della vita fino all'ultimo respiro. E ti porto anche il grazie, Don Luigi, dei sacerdoti della casa del clero, dove ripetutamente tu sei andato per lunghi periodi di convalescenza e dove quando arrivavi portavi quella leggerezza del tuo carattere, della tua umanità, che rendeva le giornate più serene e più belle. La casa del clero ti è riconoscente, perché lì tu arrivavi, diffondevi col tuo stile delicato serenità, e la serenità con cui tu affrontavi il dolore, la malattia, la sofferenza forte, era per tutti conforto, aiuto, unguento, balsamo. Vai Don Luigi, torna nella tua Casirate, ma soprattutto dalla terra di Dio, dove ora contempli quel Signore che ti ha aiutato a far diventare la tua vita un regalo per gli altri. Da quella terra prega per le vocazioni, per questa nostra Chiesa e per la Chiesa di Cremona, perché possiamo avere nuovi uomini che come te passano regalando bontà, tenerezza, amicizia, e che come te sanno che il Signore è di parola e per questo lottano, lottano, lottano ancora, amando la vita fino all'ultimo respiro, perché così Don Luigi è vissuto e così ci ha lasciati. Buon viaggio, Don Luigi. Ravvivati dalla parola di Dio, nell'adesione di fede a Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo, preghiamo con speranza il Dio dei viventi. Diciamo con fiducia: ascoltaci, o Signore. Per il nostro fratello, il Dio della misericordia, lo introduca nella pienezza della vita eterna, in cui ha sperato e creduto nel suo pellegrinaggio terreno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro fratello, l'esperienza del dolore e l'angoscia della morte si dissolvano nella gioia senza fine. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i familiari, i parenti, gli amici, vivano con fede quest'ora di tristezza e sofferenza, nella certezza che non è interrotta la comunione con quanti si sono addormentati in Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le comunità cristiane, nel ricordo dei pastori e dei fratelli e sorelle defunti, annuncino a tutti gli uomini i nuovi cieli e la nuova terra che Dio ha preparato a coloro che lo amano. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui presenti, la partecipazione alla messa del Signore ci ottenga la grazia di vivere e morire fedeli alla nostra vocazione battesimale. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La confraternita del Santissimo Sacramento di Cavedine affida quest'oggi nelle braccia del Padre Buono il caro Don Luigi. Con la sua gioia di vivere, la sua tenacia e la sua umanità, ha saputo costruire relazioni vere e autentiche con tutti noi. Affidiamo Don Luigi alla misericordia del Padre, chiedendo di accoglierlo in quell'incontro amorevole al quale si era certamente preparato con tanta fiducia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Padre, da cui scaturisce ogni vita e a cui approda chiunque cerchi verità e amore, tu che porti scritti i nostri nomi sul palmo della tua mano provvidente, sii generoso verso le nostre suppliche, elevate a te con fiducia filiale, per Cristo nostro Signore. Sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Per la forza di questi sacramenti concedi, Dio onnipotente, al tuo servo Luigi sacerdote di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Sei tu, Signore, che ci dai la vita e ci sostieni con la tua provvidenza. E se a causa del peccato il nostro corpo ritorna alla terra dalla quale lo hai formato, per la morte redentrice del tuo Figlio, la tua potenza ci risveglia alla gloria della risurrezione. Per questo mistero di salvezza,
con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Confermi nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Lauro, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Luigi, sacerdote, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra, trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Cogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, e concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Di un Dio che è Padre, chiediamo per tutta la Chiesa il dono di imparare a contemplare la parola eterna del Padre che è Gesù Cristo, perché guidati dallo Spirito possiamo vivere nella nostra vita la vita di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Carissimo Don Pansera, diciamo un grande grazie a Dio che ti ha fatto capitare nella piccola comunità di Stravino. Considerato oggettivamente, il tuo è stato il passaggio di una meteora, perché hai celebrato la Santa Messa di ingresso il 16 ottobre 1988 e quella di avvicendamento con Don Ettore il 16 settembre 1990, 23 mesi dopo. Però l'effetto è stato quello di un turbine, perché il tuo arrivo ha destato un fervore generale nella gente di ogni età e categoria, che sentiva le stradine di Stravino inondate della tua voce potente e delle tue sonore risate. Già dopo 10 giorni, il 26 ottobre 1988, ci hai riuniti per un'assemblea parrocchiale per decidere le cose da fare subito e preparare il consiglio parrocchiale pastorale, sparito da 10 anni. Sei stato il nostro buon pastore, che sapeva animare tutti gli ambiti della pastorale, e lo facevi con tutto il cuore, anche perché altri tempi avevi solo una parrocchia, e quando ti hanno affidato per Bolese ci hai subito gemellati con la festa nella festa da campestre del 12 agosto 1990. Il coro parrocchiale, già ben predisposto, ha fatto un salto di qualità con il tuo dono di un nuovo organo elettronico ed è diventato la Corale Sant'Antonio Abate di Stravino. Il 23 settembre 1990 ti abbiamo accompagnato a Bondo Breguzzo, dove potevi spostarti a bordo del ciclomotore 48 Itala, che era stato il nostro regalo di addio, che poi non è stato un addio, perché ogni occasione è stata buona per averti fra di noi, specialmente per gli storici panegirici nelle feste patronali, fino a quella del recente 21 gennaio 2024, allorché hai celebrato meravigliosamente a Stravino la tua ultima messa, con la benedizione degli animali sul sagrato in occasione della festa di Sant'Antonio Abate. Grazie di tutto, carissimo Don Pansera, e arrivederci lassù. Sì, ecco, anche a nome della comunità di Calavino dobbiamo ringraziare Don Luigi per la sua presenza, che è stata, diciamo, Calavino è stata casa sua nel periodo di quella che è la pensione, ma per Don Luigi non era una pensione, per Don Luigi era un altro compito, un compito in più che ha svolto con la gioia che lo ha contraddistinto e con l'amore per questa comunità che lo ha accolto e con cui si è subito rapportato. Abbiamo un ricordo bellissimo di Don Luigi, siamo felici che la nostra canonica sia stata casa sua e che la nostra comunità sia diventata la sua casa. Adesso lo riaccompagniamo nel suo ultimo viaggio e lo ringraziamo ancora e vogliamo ricordarlo con la gioia che dall'altare, quando lui era qui e predicava, la gioia che poi diffondeva a tutti noi durante la messa e che poi noi portavamo nel cuore per la settimana, in attesa di arrivare la domenica dopo e riascoltare la sua predica e rivederlo. Grazie Don Luigi da parte di Calavino e di tutti, grazie. Anche la comunità di Caldonazzo si unisce nella preghiera per Don Luigi, che è stato parroco al servizio della nostra comunità dal 94 al 2002. Ringraziamo il Signore per avercelo donato, perché in Lui abbiamo visto ed apprezzato il sorriso e la gioia
con cui avvicinava i bambini, i giovani ed ogni persona. Il contagioso entusiasmo, capace anche di favorire il nascere di vocazioni sacerdotali e religiose. La disponibilità con cui seguiva le associazioni del paese, l'impegno per migliorare le diverse strutture parrocchiali, la serenità e la volontà di avvicinare e servire anche la parrocchia vicina di Centa San Nicolò. Grazie Don Luigi, ti siamo vicini col nostro affetto e col nostro ricordo nella preghiera, affinché il Signore ti conceda la ricompensa di tutto il bene donato alle persone che hanno avuto la grazia e la gioia di conoscerti ed amarti. Grazie. Mamma, dov'ero prima di nascere? Questa è la domanda che viene posta da molti bambini. Eri nella mente e nel cuore di Dio, ha risposto la mamma. Un progetto d'amore, quindi, la vita. Un progetto d'amore, la tua vita, carissimo Don Luigi. La vita accettata come dono, alimentata dalla fede e dall'amore, germina ogni vocazione, in modo particolare la vocazione al sacerdozio. Arrivederci, caro Don Luigi. Grazie per aver condiviso con tutta la nostra comunità il dono più grande e più prezioso, essere dono per gli altri. E tu lo eri quotidianamente, nei gesti più semplici, nell'esserci sempre con un sorriso per ognuno di noi, nelle due chiacchiere scambiate nei quartieri di Rione, nell'ascolto paziente di tutti, nella buona parola che non facevi mai mancare, nel sorriso dei bambini quando alla messa dicevi sempre: scambiatevi delicatamente il segno della pace, nella tua voce intensa nelle omelie, nelle case dei nostri ammalati dove non mancavi mai di andare e pregare con loro e le famiglie, nelle nostre estati con i bambini dove eri giocoso e pronto a ballare, travestirti e cantare. Tanti momenti, tanti ricordi unici che ognuno di noi porta e porterà sempre nel cuore. Papa Francesco scrive: la morte fa un po' paura, ma c'è sempre la mano del Signore e dopo la paura c'è la festa. Ecco Don Luigi, arrivederci, sicuri che ora sei nell'abbraccio del Padre, il buon Padre che hai tanto amato e ci hai insegnato ad amare. La tua comunità di San Giuseppe. Carissimo Don Luigi, buonasera. Da parte degli ospiti della casa di riposo, che non sono potuti venire, ma hanno detto a me di salutarti tanto, di augurarti buon viaggio verso il paradiso. E io, a parte del tuo bravo chierichetto che ti serviva sempre la Santa Messa, un ringraziamento va da parte della direzione e degli aghi di Cavedine, della casa di riposo, e buon viaggio. Ciao Don Luigi. Aggiungo un ulteriore ringraziamento, anche se già il nostro Alessio ha fatto il suo ringraziamento. Ti ringraziamo, Signore, per averci donato Don Luigi come pastore, che si è saputo fare nostro fratello, condividendo non solo i momenti di gioia, ma anche quelli di sofferenza e fragilità, offrendoci un esempio luminoso di pazienza e serenità evangelica nel vivere la malattia e seguendoti con fiducia sulla via della croce che porta alla risurrezione. Ora lo affidiamo con riconoscenza alla misericordia amorevole del Padre, perché possa godere della ricompensa che spetta al servo buono e fedele e continuare a pregare per tutti noi che lo abbiamo conosciuto e amato. Grazie Don Luigi.
siamo nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo Dio la tua bontà. Dona al tuo servo Luigi, sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra, per Cristo nostro Signore. Il nostro fratello Luigi, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi in cielo. Padre clementissimo, consegniamo il nostro fratello Luigi, sacerdote, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Amen.